Da quanto è che non facevo un bel video beauty haul di tutti i miei acquisti e le cose che ho ricevuto nell'ultimo periodo per quanto riguarda il campo del make-up. Quindi, ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi faccio vedere un po' tutte le cose che ho preso e ricevuto nell'ultimo periodo per quanto riguarda il campo beauty. Quindi parleremo veramente di tutto: make-up, hair care, skin care. Quindi mettetevi seduti, prendete una tazza di tè ormai con il caldo che sta facendo qui a Torino. Direi una granita perché ci sono stati 30 gradi in quest'ultima settimana. Veramente l'estate sta arrivando, questo profumo di primavera che mi sta rendendo super felice. Quindi, senza prolungare chiacchiere, io direi iniziamo perché di cose da farvi vedere e di chiacchiere e cose da fare oggi ce ne abbiamo tante. Allora, iniziamo dal mio ultimo acquisto ed è questo qui. Se mi seguite su Instagram, se non mi seguite, vi metto ovviamente il mio profilo qui, ma ho fatto un acquisto da Victoria Beauty. Mi sono decisa in tantissime in questi mesi, ma anche negli anni in realtà mi avete sempre chiesto di provare un pochino Victoria Beauty e credo che l'ultima persona che mi abbia convinto fosse un commento di una di voi che mi ha detto: "Mio Dio Franci, devi provare assolutamente le sue matite." E quindi eccomi qui che ho fatto un ordine su Victoria Beauty. Ho ordinato, ovviamente ho ordinato per il pacco che mi arrivasse in Italia e non ho pagato dogana perché so che siete preoccupate per appunto il pagare la dogana dagli UK, ma non c'è stato nessun problema. Il pacco è arrivato, voglio dire che sia arrivato con UPS ed è arrivato abbastanza super veloce, quindi voglio dire in 3 giorni ed è praticamente arrivato. Ovviamente la prima cosa che ho preso, che vi ho detto che è stata la ragione per la quale ho fatto questo ordine, è questa matita. Queste qui sono le Victoria Beckham Satin Casual Liner ed è appunto un matita ed è una matita nella tonalità ovviamente marrone. Ci sono varie tonalità, ma io ho preso la tonalità marrone. Sapete che le matite marroni sono tipo tra le mie cose preferite e quelle che utilizzo di più. Questa è la matita che devo dire è un po' più lunga rispetto alle classiche matite solite. Trovo che sia leggermente più lunga e forse addirittura più grammi. Vi aggiornerò e vi farò sapere se abbiamo trovato un'altra matita pazzesca. Sapete che la mia preferita è quella di Make Up by Mario, poi abbiamo Make Up Forever, poi abbiamo quelli di Clio, ma appunto una di voi mi ha detto che queste tipo non si levano assolutamente con nulla, quindi chi non sono io per provarle? Vi aggiorno e vi faccio sapere. Poi, perché ovviamente se faccio un ordine non è che posso comprare solo una cosa, perché io sono una persona coerente e in uno degli ultimi video vi ho detto che il bronzer è la cosa più noiosa, la cosa che non compro mai, la cosa che assolutamente non c'è bisogno di comprarne, perché se ne hai uno non hai bisogno di altri. Indovinate cosa ho preso? Ho comprato un perché la coerenza è proprio, cioè io e la coerenza proprio best friend. E questo qui è il Victoria Beckham Matte Bronzing Brick. Allora, io voglio fare 2 minuti di silenzio e un applauso per questo packaging perché questo packaging è pura arte, cioè è stupendo. Allora, a parte il peso, cioè questo compatto, cioè proprio un peso, cioè senti proprio il feel luxury del prodotto, perché ovviamente stiamo parlando di Victoria Beckham, che non è propriamente il brand low cost. Poi, a parte appunto il packaging, la cosa che poi ci interessa è sapere la qualità di queste polveri. Io ho preso la tonalità 02, non ho preso la tonalità 01, ero abbastanza indecisa, ma non l'ho presa perché? Perché ci stiamo avviando verso la stagione calda e io tendo comunque, anche se non vado tanto al mare, comunque prendo colore perché esci fuori, c'è il sole, comunque ti abbronzi un pochino e quindi ho pensato che avesse più senso, visto che ci stiamo affacciando verso la stagione estiva, di comprare la tonalità 2 perché preferisco avere una tonalità che io posso utilizzare proprio in questa stagione. Ora, io questo l'ho provato solo oggi per la prima volta e il bronzer che mi vedete, se vedete questo effetto un po' bronze goddess, è tipo per questa polvere. Vi continuo ad aggiornare, ma first impression devo dire che io ci sono rimasta perché è una polvere che praticamente si sfuma da sola, è pigmentata, ma comunque sfumabile allo stesso tempo, non dà assolutamente un effetto secco sulla pelle e secondo me è quel classico prodotto che lo mettete e resta lì tutto il giorno. Vi continuo ad aggiornare perché oggi è stata proprio la prima volta che ho provato questo prodotto, ma veramente come first impression devo dire wow. E devo dire che sono contenta perché ovviamente, cioè,
ho pagato questi prodotti un bel po'. Quindi quando paghiamo un prodotto luxury, cioè è diverso dal pagare il prodotto low cost. Se magari il prodotto low cost non ti piace, dici vabbè, chiudo un occhio, ho speso poco. Con questo, se non ti piace, cioè te piange il cuore. Poi, a proposito di make-up, appena arrivata in Italia, ho fatto un ordine espresso e ho preso i loro nuovi blush in crema. Questi qui si chiamano gli Espresso Creamy Blush e l'ho preso nella tonalità Sole Mio. Allora, parliamo di questi blush perché li ho testati. Allora, pack 10 out of 10, bellissimo, stupendo, questa sorta di tubo che sembra una tempera, perfetto se si viaggia, e secondo me iper azzeccato e pazzesco. Personalmente questo blush non mi è piaciuto e ora vi spiego il motivo. Allora, se voi avete la pelle che non è ultra secca, questo prodotto secondo me non può essere adatto per voi perché è un prodotto estremamente, estremamente oleoso. All'inizio io, quando l'ho messo, ho detto wow, questa formulazione in gel. Il problema è che quando la tirate sembra questa formulazione in gel, ma poi quando iniziate a sfumarla, questo gel, scoprite che è in realtà questa sorta di balm oleoso. Ora, se hai la pelle iper secca, questo è il tipo il tuo Holy Grail, cioè hai trovato il prodotto che fa per te. Se qualsiasi prodotto che mettete, qualsiasi prodotto in crema che mettete iper secco, questo non lo sarà. Ma se voi fate parte di tutte le altre tipologie di pelle, dalla normale alla mista alla grassa, voglio capire a chi piace questo prodotto, come lo utilizza, perché io l'ho messo e letteralmente ho iniziato a, cioè, a parte che mi si è sciolto tutto e si è formata una macchia enorme e l'ho provato in varie occasioni. Un'altra cosa che ho notato, e devo dire che mi dispiace perché appunto l'hype per questi blush appena usciti, cioè veramente sembrava che fossero tipo di blush in crema della vita, ed è per questo che l'ho comprato. L'ho comprato con i miei soldini perché ho detto ok, voglio vedere effettivamente di cosa stiamo parlando. Ovviamente il make-up è soggettivo, quindi non sto dicendo qui che il brand Espresso è terribile, anzi ci sono dei prodotti che secondo me sono validi, ma questo qui secondo me è adatto solo a una tipologia di pelle particolare. L'altra cosa che vi stavo dicendo è che questo blush secondo me è anche utilizzabile solo e unicamente se non utilizzate il fondotinta, perché se voi utilizzate il fondotinta, se voi utilizzate altri prodotti in crema, si andrà a creare una macchia, perché questa formulazione, essendo così oleosa, non va bene con tutte le altre tipologie di prodotto. Peccato perché le premesse, diciamo, c'erano per questo prodotto, le tonalità sono stupende, comunque il prodotto è facile da sfumare, ma purtroppo per quanto mi riguarda la durata, il fatto che sia così oleoso fa sì che io non possa letteralmente utilizzarlo. Ora devo capire a chi io possa regalare questo prodotto perché personalmente non lo posso utilizzare, ma devo anche capire chi è che io conosco nella mia cerchia di persone che ha una pelle così secca da dire che può utilizzare questo prodotto, perché sennò poi rimane inutilizzato ed è uno spreco, insomma. Ora passiamo dal make-up e passiamo un po' alla skincare. E direi passiamo alla skincare coreana e poi torniamo insomma da questa parte del mondo. Allora, ho ricevuto un pacco tipo sorpresa da YesStyle e quindi ho pensato di farvelo vedere visto che sono qui. Allora, prima cosa che ho ricevuto, tra parentesi, devo dire che voi non siete pronte, anzi, stay tuned, mettete una notifica, mettete una campanella, perché a fine settimana vi esce il video dei miei top 10 prodotti della skincare coreana. Ne ho provati tantissimi, ma soprattutto essendo che sono stata in Corea per più di un mese, cioè in senso per un mese, essendo che sono stata in Corea per un mese, ho veramente fatto tantissimo shopping. Se vi siete persi tutto lo shopping che ho fatto in Corea, andate a vederlo. Ma appunto, so che è un video che mi avete chiesto, e quindi stay tuned, fine settimana vi arriva questo video che so che volevate vedere. Ma questi sono altri prodotti che ovviamente non ho testato. Questo qui è un tonico. Questo qui è un tonico di questo brand che si chiama Eason 3 ed è l'Ultra Low Molecular Hyaluronic Acid Toner ed è un tonico all'acido ialuronico ed è un semplicissimo appunto tonico che serve per idratare la pelle e per preparare la pelle a tutti gli altri step skincare. Ovviamente da testare, questo brand in particolare devo dire che mi piace molto, quindi ho alte aspettative, vi farò sapere e vi terrò aggiornate poi quando inizierò a testarlo. Come sapete, con i prodotti skincare ci metto un pochino a testarli ed è per questa la ragione per la quale questo video ci ho messo così tanto anche a farvelo avere, questo dei 10 prodotti top skincare coreani, perché io posso solo aggiungere un prodotto ogni 2 settimane nella mia skincare routine perché ho la pelle estremamente sensibile, estremamente reattiva, e per capire effettivamente se un prodotto mi piace, se non mi piace, se sta facendo qualcosa, ho bisogno di tempo. Io ho solo un viso, non ne ho 150, quindi non posso parlare sempre di prodotti skincare, e quando inizio a testare appunto un prodotto ne aggiungo solo uno nella mia routine, che sia routine mattutina o ovviamente routine serale. Quindi datemi tempo, ma vi aggiornerò. Poi ho ricevuto questa qui che è una crema solare, questo qui del brand
annua che si chiama Art Lift Silk Moisturizer SPF 50. Le creme solari coreane comunque sono veramente ottime e hanno veramente una spanna in più. Questa qui a first impression sembra anche qui classica crema coreana, da una texture iper sottile, non troppo unta o idratante. Ovviamente la crema solare poi va provata sul viso, va provata se mi fa uscire sfoghi, come si comporta tutto il make-up. Quindi ovviamente vi aggiorno, ma questa è la stagione perfetta perché utilizzo veramente tanta tanta crema solare e quindi perfettamente mi è arrivata una nuova crema da testare per voi. Poi c'è questo qui che è una crema, voglio dire, ed è una crema al 76% della centella asiatica di questo brand che si chiama P-Lab. E voglio dire cosa fa questa crema, ed è una crema che viene consigliata per una pelle oleosa e complessa, la chiamano, è perfetta per la pelle sensibile. Appunto, serve ad idratare e aiuta a, diciamo, migliorare l'aspetto della pelle. Non lo so, non l'ho mai provata, penso che un video haul non è un video di recensione, ma vi terrò aggiornate e vi farò sapere. Poi, altro prodotto veramente interessante, questo sono super curiosa di provarlo, è di questo brand che si chiama Wish Trend. Questo qui si chiama la Cera Barrier Soothing Ampoule. Sapete che io amo tutti i prodotti con all'interno le ceramidi, perché non sono solo gli ingredienti più adatti ad una pelle sensibile, ma sono anche gli ingredienti che personalmente sono perfetti per una pelle deidratata come la mia, perché vanno ad idratare ma senza ungere. O sono andata già alla ricerca per vedere un po' le recensioni online e ho sentito ottime ottime opinioni su questo prodotto, quindi sono curiosa di vedere un po' com'è. Praticamente, vedete, questa qui è una sorta di siero lattiginoso che ha questa texture milky super leggera. Anche qui secondo me potrebbe essere perfetto magari per l'estate, e da appunto vedere. Anzi, sapete cosa, sono troppo curiosa e voglio vedere com'è subito la texture sulla pelle. Vediamo. E sì, ha questa proprio texture gelatinosa, molto molto fresca, perfetta d'estate, anche se non volete applicare la crema idratante bella pesante. Questi sieri, queste creme molto leggere, da questa texture super leggera, potrebbero essere perfette. Vi aggiorno perché appunto questa qui potrebbe essere perfetta per questa stagione, quindi vi faccio sapere il prima possibile. E ultimissima cosa, una maschera in tessuto. E questa qui è una maschera che all'interno ha tanti ingredienti, perché ha la vitamina C, il glutianione e la galactomis 5%, che non so cosa sia. Questa qui è una maschera che serve per illuminare la pelle. Questa è la maschera, e anche qui vi aggiorno, però questa qui è una maschera in tessuto, quindi, cioè, a meno che una maschera in tessuto non faccia proprio il miracolo, è un po' più difficile. Continuiamo e torniamo insomma da questo lato del mondo. Vi faccio vedere un po' le ultime cose che ho preso su Lookfantastic in questo periodo. Iniziamo da uno dei miei brand preferiti. In Canada non riuscivo mai a prenderlo, quindi appena sono arrivata in Italia ho fatto un ordine per prendere questo qui, che è un set che io amo avere d'estate, il set di Sol de Janeiro, con le versioni tutti travel size della mia profumazione preferita. Come sempre lo dico, a parte che vabbè, le profumazioni sono proprio hit or miss, cioè in senso sono una cosa soggettiva, o vi piace o non vi piace, e per me personalmente questa è la profumazione più buona di Sol de Janeiro, e questo formato che è all'interno, la crema idratante in questo formato qui, il bagnoschiuma, e questa qui che è tipo la mist profumata, veramente è amore a prima vista. Io e Jay, prima del nostro matrimonio, andremo a fare un mini viaggetto che noi abbiamo chiamato la pre-luna di miele, perché la nostra luna di miele non sarà subito dopo il nostro matrimonio, quindi abbiamo detto ok, facciamoci qualche giorno prima, e andremo ovviamente in un posto, spero, ovviamente che sia caldo già, e soprattutto spero che ci sia bel tempo. Avrò bisogno ovviamente di idratazione, di essere profumata, perché la destinazione ha il mare. Partono le scommesse, dove andiamo io e Jay per la nostra pre-luna di miele? E la speranza è che io possa prendere anche un po' di colore pre-matrimonio. Ovviamente qualcuno mi ha detto: no Franci, non ti abbronzare pre-matrimonio, non è class, cioè non è una cosa di classe, qualcosa del genere, tipo orribile, eccetera eccetera. Capisco, ma non voglio neanche essere bianca come il muro, cioè va bene tutto, ma mi piacerebbe avere quella sorta di golden, quel colore un po' golden, quel colore un po' ambrato, non scuro, non arancione, ma non così bianco. Mi piacerebbe, anche perché con il vestito bianco devo dire che con un po' di colore secondo me sarebbe un po' meglio, anche perché non è il bianco un colore che ho indosso tantissimo. Poi
Poi ho preso un prodotto che anche qui mi avete consigliato voi, che devo assolutamente iniziare a testare, un prodotto per i capelli del brand Inkylist, che è un brand super economico. Questo qui è un acido salicilico esfoliante per lo scalpo, quindi serve per esfoliare lo scalpo. In teoria questo dovrebbe aiutare se avete la forfora o se avete la cute particolarmente secca, ma anche se avete la cute grassa, da fare pre-lavaggio per far sì che il vostro capello diventa meno grasso e voi possiate lavarlo con meno frequenza. Avevo provato un prodotto di The Ordinary che veniva, diciamo, presentato e veniva venduto come esattamente questa cosa, che funzionava su una cute grassa come ad esempio la mia. Personalmente non ho visto nessun risultato io con quell'acido, che è l'acido glicolico di The Ordinary, quindi mi avete detto di provare questo qui di The Inkylist, che è specifico per la hair care, e a differenza dell'altro che era un acido glicolico, questo qui ha l'acido salicilico. Vi aggiorno, vi faccio sapere se funziona, potrebbe essere la rivoluzione. Poi, sempre per quanto riguarda low cost, ho testato e ho preso un altro balm struccante. Dopo aver provato il balm della Elfo, mi sono lanciata nei balm un po' più economici. Questo qui del brand Verse, il Day Dissolve Cleansing Balm, è un balm struccante che in realtà ho già testato. Ora, questo qui è un balsamo struccante che fa il suo lavoro, che strucca, strucca bene, non lascia la pelle tirata. L'unica cosa è che ha tanto eucalipto all'interno, quindi diciamo piante all'interno e cose un po' erbose, se così possiamo dire. Quindi io, se questa cosa lo passo sui miei occhi, e voi sapete che io i miei occhi li strucco sempre separatamente con lo struccante bifasico della Roche-Posay, e per sempre sarà così perché non vado a sfregare il mio occhio. Devo dire che anche se passo leggermente questo struccante sul mio occhio, personalmente a me brucia. Contate però che io ho gli occhi particolarmente sensibili, ed è anche la ragione per la quale io utilizzo sempre uno struccante bifasico e poi vado con lo struccante oleoso. Però ve lo volevo far sapere. Detto ciò, lo sto continuando ad utilizzare, cerco di evitare un po' la zona occhi, però un pochino brucia se mi entra negli occhi, ma questo ovviamente è opinione personale, anche perché in tantissimi mi avete detto in messaggi privati su Instagram che vi siete trovati bene con questo struccante, insomma. Poi ovviamente ho dovuto riprendere perché mi era finita questa qui, che è la crema di Caudalie. Questa qui è la crema Caudalie, la crema occhi della linea Ecru, che sapete che è questa crema qui, che per me è tra le mie creme preferite. Lo dico sempre, l'anno scorso l'avevo provata e praticamente vi avevo detto che all'inizio, cioè, non avevo visto nessun risultato, ma più la utilizzo più noto che il mio contorno occhi sia disteso ed idratato. Mi raccomando, se comprate prodotti Caudalie, non vi dimenticate di buttare la scatola, ma di andare e inserire il vostro codice, perché ogni prodotto Caudalie che voi comprate in una scatola potete andarlo a registrare sul sito della Caudalie, e dopo che accumulate un po' di punti potete prendere dei prodotti gratis sul sito di Caudalie. È una cosa che secondo me poche persone sanno, quindi mi raccomando, se comprate prodotti Caudalie e vi piace i prodotti Caudalie, alcuni prodotti purtroppo vengono venduti non con le scatole, quindi solo i prodotti che hanno la scatola potete registrare, però se avete le scatole Caudalie mi raccomando non buttatele, andate sul sito di Caudalie, perché è facilissimo ricevere prodotti gratis, perché se uno compra tipo tre prodotti, cioè ci arrivi abbastanza in fretta, contando ovviamente che il prodotto da lì non è neanche super economico. Poi, a proposito di cose che ho dovuto ricomprare perché ho finito il mio rossetto preferito, il Lip Power di Armani, il 109, ci credete? Ho finito un rossetto, cioè questo per dire quanto io ami alla follia i rossetti, questi qui, Lip Power, il 109 è la mia tonalità preferita, quello che mi vedete praticamente sempre indossare. Come sempre dico, questi rossetti Lip Power di Armani sono perfetti per tutte le persone che amano dei rossetti cremosi, quindi che non vogliono un rossetto liquido, ma che comunque vogliono un rossetto che resti lì per tutta la sera. Vi dico sempre poi che questo qui non è un rossetto transfer proof, quindi voi vedrete il transfer sul bicchiere, sulla forchetta, eccetera, eccetera. La cosa magica di questo rossetto è che, nonostante si trasferisca così tanto, comunque una parte di colore resta sempre attaccata alle vostre labbra. Poi la cosa pazzesca è che se voi utilizzate la matita o di Pat McGrath o la matita di Patrick Ta o la matita di Huda Beauty e combinate queste matite con questo rossetto di Armani, il rossetto vi durerà a tutto. Cioè cene, cocktail, eccetera, eccetera. Ve l'ho mostrato tantissimo negli anni ormai. Questo rossetto è il risultato di questo rossetto. Tra parentesi, questo rossetto lo utilizza anche tanto Mamma Maria perché le piace, perché è idratante, dà comunque quell'effetto un po' polposo e rimpolpante alle labbra, non è secco e comunque ha un'ottima durata, perché a lei i rossetti non durano molto, devo dire, ma questo qui le piace molto. Quindi ve lo volevo far sapere se ancora non l'avete provato. Presumo che ormai tutte voi abbiate provato i rossetti di Armani se mi seguite, però per chi ancora non l'ha provato, vi volevo far sapere.
far sapere. Poi, sempre per quanto riguarda categoria make-up, in realtà adesso sto guardando e finiamo con la categoria make-up, quindi abbiamo iniziato con la categoria make-up e finiamo con la categoria make-up. Prodotto che ho preso e che sono troppo curiosa di provare, questa matita di Shiseido. Queste qui ho sentito ottime opinioni. Allora, il prezzo qualità, prezzo non è pazzesco, perché? Perché queste qui sono delle matite che hanno una mina minuscola. Perché la voglio provare? Perché voglio testare se questa matita sia effettivamente a lunga durata, come le persone dicono, ma soprattutto perché? Perché ovviamente con l'andare dell'età, io quello che noto con mamma Maria, parlo sempre di mamma Maria perché ovviamente stando con lei e vedendola e vedendo un po' le sue difficoltà, presumo che saranno le difficoltà che avrò anch'io tipo tra 15 anni, insomma, perché arriveremo tutte. Con il fatto che passa l'età, cosa succede? La pelle ti cade. Ovviamente quando la pelle ti cade tu hai sempre meno spazio palpebrale, quindi fai sempre fatica a farti l'eyeliner. Trovo che lei adora farsi l'eyeliner, ma ovviamente non può più farselo. E ho pensato che questa matita, avendo questa mina super sottile, possa rendere la vita super facile a lei per fare appunto un eyeliner. E se ovviamente questa matita dura tutto il giorno, questo qui potrebbe essere il prodotto perfetto appunto anche per chi non ha più una palpebra giovanissima e quindi ha poco spazio palpebrale, ma comunque ama avere l'occhio definito. Vi continuerò ad aggiornare, vi faccio sapere il prima possibile, quindi stay tuned, insomma, e vi faccio sapere. Poi, preso sotto consiglio di Giulia Sinesi, che sono sicura che tutte voi conosciate su Instagram, se non la conoscete ovviamente andate a seguirla perché fa delle recensioni su Instagram pazzesche, ma sono quasi sicura che tutte voi la conosciate, e questo mascara di Armani, Giorgio Armani, Lie to Kill, il classico mascara Length and Volume. Sapete che la linea Armani Beauty, cioè io veramente sono una bimba di Giorgio Armani, il mio sogno e la cosa che mi piacerebbe di più un giorno, mettiamolo fuori, come si dice, cerchiamo di visualizzare questa cosa e lavorare un giorno con il team di Armani Beauty Italia, chi lo sa se mai succederà questa cosa, perché sapete che io amo profondamente i loro prodotti e appunto non perché io venga pagata dal brand, ma proprio perché l'ho sempre comprato, ho sempre notato la differenza con tantissimi brand di Armani. Tra parentesi, l'anno scorso credo di aver fatto proprio una full face di Armani, che se vi siete persi andate a vedere. L'unica cosa che non avevo provato di Armani era appunto il mascara, non chiedetemi perché, non mi ha mai ispirato. Giulia ne ha parlato benissimo recentemente e quindi ho detto: ma sai cosa, fammelo provare, ci manca solo che adesso mi piace il mascara di Armani. Vi faccio sapere e vi aggiorno anche su questo, e anzi nei commenti se avete voglia di farmi sapere quale prodotto volete vedere subito in azione, qual è la prima cosa che volete vedere. Magari stavo pensando che possiamo anche fare una full face di tutti questi prodotti e fare una first impression. Ovviamente le first impression sono, come si dice, video magari super utili, perché io non vi posso dare tutta la mia opinione finale, ma magari vi può piacere. Fatemi sapere se ha senso o non ha senso, perché ovviamente i video first impression, questi video qua mi portano via tantissimo tempo, quindi in caso fatemi sapere nei commenti. Ultimo prodotto, ma non per importanza, abbiamo una matita labbra, non so se lo sapete, ma Kiko, magari già lo sapete, quindi vengo qui a raccontarvi nulla, cioè non è una novità, c'è una novità per me perché appunto in Canada in realtà non c'era su Look Fantastic Canada, ma su Look Fantastic Italia è arrivato con Milano e quindi io sono corsa e ho preso subito la mia matita labbra preferita. Queste qui sono le matite di Kiko Milano e sono l'Everlasting Color Precision Lip Liner e questa qui è nella tonalità 517, che è proprio la mia tonalità preferita. Queste matite labbra, se voi avete un budget piccolo e volete delle matite che durino, sono veramente valide. Ora, queste matite sono valide come le matite di Huda Beauty, come le matite di Patrick Ta e Pat McGrath, vi mentirei se vi dicessi che sono esattamente la stessa cosa, ma comunque, cioè, sono comunque ottime, le utilizzo. Ovvio che se ho bisogno di quel giorno, quell'evento particolare, ho bisogno proprio di qualcosa che mi duri tutto il santo giorno, utilizzerei loro, ma comunque per delle matite che durano tanto e che sono long lasting, queste matite hanno un prezzo contenuto, ma sono veramente valide, secondo me tra i migliori prodotti nella linea Kiko. Tra parentesi, visto che Kiko è da Look Fantastic, anche qui, se volete farmi sapere nei commenti alcuni prodotti che avete provato del brand che vi piacciono, fatemi sapere che così magari li prendo e anch'io mi metto a provarli per voi. Con questo ho finito, questo è tutto lo shopping beauty e le cose che sono arrivate da testare per voi. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto un po' di compagnia come sempre. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!